Non... Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio ah, Della nostra Clepto Addicted ragazzi Allora dunque Ho scaricato questa casetta per, uh, creata appunto dalla Maxis, per la nostra Giorgia e il nostro Davide, perché sì ragazzi, come potete vedere, ri rimane, rispecchia i colori di Windenburg, quindi comunque mi piaceva l'idea uh, di una cosa diversa, di una cosa più moderna rispetto allo stile delle altre case. Io magari ho immaginato che la nostra Elaria, uh, che come sapete è, sa essere parecchio invadente, come personcina, eh, abbia insistito per farsi. Sì, per, per dare una mano alla figlia per sistemare la propria casa. Loro rientravano con i fondi, ragazzi obiettivamente. E quindi le abbia detto: Dai, ma hai bisogno di un prestito. Guarda, se no, eh, ci penso io, ci pensiamo io e tuo padre, a rifarti completamente la casa, eccetera, eccetera. E a quel punto loro si sono decisi hanno detto, no, guarda, mamma, non ti preoccupare. Ehm, Ce ne occupiamo noi. Quindi, magari che entrambi i genitori, sia da parte della nostra Giorgia, sia da parte di Davide, abbiano prestato ai ragazzi un po' di fondi per ehm, appunto per sistemare la casa. Non molti, ecco perché vedete loro hanno ancora 20.000 Simoleon, In realtà, ce l'hanno fatta perfettamente con i Simolion che avevano prima. Però questa casa mi piaceva, moderna, così ragazzi, eh, anche spaziosa. Perché allora, se entra da qui, e anche all'esterno mi piaceva, questa sorta di. Mh, eh, come si chiama? Di ehm, garage. Mettiamola in questo modo. Dove il nostro Davide può allenarsi. Perché ce lo vedo? Un tipetto che comunque ama stare in forma. Qui è un salottino, ragazzi. Molto spazioso. Con caminetto e tutto. Da questa parte ci si può, no? Sistemare all'esterno. Poi, ragazzi, ovviamente noi. Ehm, più avanti. Andando avanti. Qui uh, ci sono anche delle piantine. Piante è nestena insuperabile. Frutto di rifiuti. Andiamo bene. Ehm. Vabbè, insomma, un mix di piantine, vedo. Che forza, ok, molto carine. E andando avanti, ovviamente, noi sistemeremo poi perché, ecco, per esempio, il tavolo con questa sedia non mi piace molto. Andando avanti, i nostri cambieranno il look di questa casa. Quindi la struttura di base è questa, ma la casa cambierà. Qui c'è una piccola cucina con uh, tavolino così. Qui una camera da letto che non mi piace perché non mi piace comunque questo tono così scuro ragazzi anche in, anche in casa il bagno vedete troppo scuro e qui una stanzetta eh, che per il momento è la stanza di Davide perché la nostra eh, voleva cedergli comunque la, la stanza più grande ma Davide che è un gentiluomo ragazzi ha detto no io devo ancora fare il cambio look a Davide ragazzi chiedo scusa ma non ho avuto proprio tempo e quindi chiacchiera con Giorgia Magari faranno una conversazione profonda. Perché sono appena tornati dal lavoro, tra l'altro, ragazzi. Notare che lui sta così. Quindi deve creare assolutamente dei dipinti. E dovrò contare il cavalletto. A meno che non stia da qualche parte. No, infatti. E le sta dicendo allora? Uh, beh, dai, non è la morte di nessuno se ci hanno dato una mano, no? A sistemare lei. No, beh, certo. Diciamo che hanno così, ragazzi. Stabilito almeno quella che è la struttura della loro nuova casa, mettiamola così. Vedete, non ci sono poi molte che cose: comprare la Vastoviglia, insomma, tante cose non ci sono. Quindi hai fame? Insomma, non che voglio perdere tempo a prendere mosche. Vuoi che prepari dei tre mezzini al formaggio grigliato? Magari, oh, guarda, veramente sono stanchissima. Il turno in ospedale è stato devastante. e Inizierò presto un altro turno perché fra 13 ore, ragazzi, e eh, spero otterrà la promozione tanto meritata. Veramente. E quindi dice, veramente, guarda, se non ti dispiace, mangerei proprio qualcosa al volo e poi andrei a dormire perché sono stremata. Lui dice, beh, guarda, anch'io veramente mi sento parecchio stanco, ma non ti preoccupare, vai, lei sta, immaginiamo che lei stia dicendo, vuoi che prepari io qualcosa? E lui, ma, ma figurati, Giorgia, tranquilla, preparo io. Non ti preoccupare, perché comunque, ragazzi, obiettivamente, sebbene anche il lavoro di Davide comunque no, sia obiettivamente stancante, però si rende conto che... Tra i turni e magari discuterà dell'umore e di disagio del tipo allora, ma come va? Questa promozione di cui mi parlavi, eh, è in vista. Io odio quando clicchi, e loro poi non lo fanno. Ok, dai. Eh, si rende conto e comunque che il lavoro la della nostra Giorgia, ragazzi, sicuramente è più stancante. È più no. Eh, fanno turni veramente, ragazzi, improponibili. Ecco, questo. Ah, Volevo però chiederle... No, non si può fare, ragazzi. Volevo abbracciarla, ma non si può. Ah, oddio, mezza cieca come sempre. Tranquilla, vedrai che la musica... No, ancora no. Tranquilla, che vedrai la musica cambierà presto. Non ti sei trasferita qui per niente, giusto? Io ho fiducia nelle tue capacità. E questo abbraccio, ragazzi, lei guardate come se lo gode proprio. Perché lei, sì, lei prova dei sentimenti per lui... Non vedo l'ora di farti un cambio look, e lo farò presto perché, ragazzi, non lo posso, non lo posso guardare conciato in questo modo, vi dico la verità. E quindi sì, dai, prepara qualcosa, a meno che non ci sia già qualcosa in frigo. Mm, vabbè, dai, ci sono i tre tramezzini al formaggio grigliato ancora. E lui guarda, c'era proprio qualcosa, se non vuoi, perché le ha detto, dai, guarda, mm, mangerei qualcosa proprio al volo. Se non ti spiace dice guarda ci sono ancora tre mezzini avanzati io volevo prepararti qualcosa magari ti va bene sicura ho visto molte ricette con il mio smartphone quindi piano piano migliorerò te lo assicuro non perderò tempo a prendere mosche lei no no guarda mi fido ma non ti preoccupare sono veramente stanca ho bisogno proprio di riposarmi purtroppo ragazzi il lavoro della nostra Giorgia anzi ora ti chiama lui a tavola aspetta un secondo il lavoro di Giorgia ragazzi è è tosto è tosto quindi dai davide caro chiama la tavola quindi proprio sicura non vuoi che ti prepari altro no no ma stai tranquillo tu piuttosto perché immagino che anche lei chiederà del lavoro no quindi fai una conversazione profonda e poi magari potresti chiedere della carriera non vedo l'ora. Poi, piano piano, ragazzi, di apportare modifiche a questa casa. <ride> Chiedili della giornata. Ecco, più che altro. Allora, invece, tu, la tua giornata, Com'è andata? Tutto bene? Dai, queste arnie. Ma che cosa Cosa devi farci con l'arnia, tesoro? Controlla le emozioni di un sim È stata una buona giornata per te. Lui, eh, anch'io sono in attesa di questa promozione che non vuole proprio arrivare. Eh, lo so, tesoro. È eh, dura qui. E quindi anche lei discuti dell'umore di disagio e immagino di dire ma non preoccuparti, io ho, ho visto i tuoi quadri e sono sicura che presto in tutto il mondo verrà riconosciuto il tuo talento. Certo la cosa mi puzza che non se ne sia accorto ancora nessuno. E lui beh è vero vera ha ragione, grazie, ti, ti ringrazio insomma, ah, è vero sì, tu vuoi guadagnare mille simoleon male non farebbe. E vedete lui dopo le sue parole ragazzi è diventato fiducioso, perché secondo me è proprio questo poi, ehm, diciamo il potere della nostra Giorgia, riesce a, dare, a trasmettere coraggio e forza in tutti, non lo so, la vedo, la vedo ragazzi molto come dire altruista, ecco, io la immagino così. E a lui dispiace vederla, no? Uh, in questo modo, quindi secondo me farà un gesto romantico per tirarla su, no? Più che altro, una cosa innocente, sapete, un flirt un po' innocente, mettiamola così. No, 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 non rovinarmi sempre tutto. Ho detto che devi flirtare con lei, ragazzi, mamma mia, oh. peggio di un parto a volte. No, flirta, dai. Eccola lì, ti stai anche ammalando? No, ti prego, non ti ammalare. Stan così, ma ammalato no. No, 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 tesoro, lascia perdere. Sei così, sei come una bellissima rosa, Giorgia. Vedrai che presto te hai anche tu tante soddisfazioni, ma dici davvero? Eh, ma certo, ne sono più che convinto. E sebbene la nostra sia distrutta, ragazzi, secondo me queste parole le hanno tirato parecchio sul morale. Quindi ora lei andrà a dormire perché non ce la fa proprio più. Mentre il nostro, anche seppure lui, ragazzi, sta più di là che di qua, secondo me ripulisce e ripone. Assolutamente sì. Che cosa stai facendo? Vai a ripulire. Ragazzi, ma sono ribelli questi due, eh. Arriva il giorno dopo, ragazzi. Sono le 7.30 quasi del mattino e la nostra deve immediatamente darsi una mossa perché deve andare al lavoro fra poco. Quindi, poi, Tesoro, fai così: fai un pasto veloce e mangiano yogurt. Assolutamente. Sì, perché la nostra io immagino, ragazzi, praticamente va davanti così. Lui invece sta qui, ha raggiunto il livello 4, di pittura bravo, noi abbiamo sistemato qua un cavalletto proprio ragazzi al volo al volo, devi resistere purtroppo perché il bagno è occupato caro, eh lo so, mi dispiace veramente tanto ma... C'è venuto a trovare Jacopino, invita subito ad entrare tesoro, ma certo, no nemmeno tu una promozione, proprio niente gioie, perché? Ed è arrivato... No, vabbè ragazzi, questo secondo me comunque ogni tanto ci sono dei bug perché io non me lo spiego. Era arrivato... Mh, cioè aveva obiettivamente, no? Il pallino lì dorato. Però fai una cosa, vieni qui e fai una presentazione amichevole perché è il padre della tua coinquilina. Non solo, ma anche colui che ha dato una mano poi per far sì che almeno... La struttura di questa casa venisse su quindi direi che non guardarlo così ti prego direi come minimo ti presenti papà ma che ci fai qui Qua sono venuto a vedere come com'è la musica da queste parti Eh, la musica è un po un disco rotto da queste parti signor jacopo anzi dirà signor valentini ragazzi ovviamente Beh, vedrai che dopo giorni di pioggia, ragazzo mio, arriva il sole. L'importante è non perdere tempo a prendere mosche. Ok, va bene, grazie Jacopo di questa illuminazione. Quindi sì, magari trascorreranno qualche ora al pomeriggio con lui. Immaginiamo magari, no, uh, guarda un canale mh, Rete Cultura Mondiale. E coinvolgi magari anche tuo padre, insomma, cerca di uh, sfogarti un po' con lui. Perché secondo me, mentre il nostro dirà, va bene, allora io vi lascio soli, <ride> mi dedico un po', no, non è vero, sei troppo teso, quindi non ti dedichi a una ceppa, vieni qua, guarda, fatti un bagno così magari ti rilassi un pochino, ecco, io mi concedo un bagno perché è stata una giornataccia, immaginiamo magari sia tutto sporco tipo di pittura, ragazzi, cose così, la nostra si sfogherà, papà, io non so come fare per dichiararmi con lui... Lui, oh, tesoro, ci pensa tuo padre. Vedi, con tua madre non è stato sempre facile all'inizio, capisci? Ma sei una persona pulita e quindi meriti la felicità. Papà, lo so, è che lui è un ragazzo di mondo, capisci? Invece, mi sento come un pesce fuor d'acqua. Ma tesoro, sei piena di qualità. È un lavoro fantastico. Goditi il futuro, capisci? Lei, beh, sì, hai ragione, dovrei. E magari dirà. Condividerà le insicurezze, tipo le dirà papà ma dici che devo buttarmi, io non lo so, ho paura di fare una figuraccia, se lui non provasse lo stesso, ma tesoro lo escludo, guarda, sei così bella tesoro mio di papà, è impossibile che non veda in te quello che vedo io, una ragazza splendida che porterà sicuramente una musica nuova nella sua vita, oh papà. Mi hai fatto tornare il sorriso. E lui, quel libro fuori posto non lo tollero, Ma fatti gli affari tuoi, Jacopino. Ti prego. Quindi lei lo abbraccerà. Magari prima gli farà un complimento sincero del tipo... Papà, sei sempre il migliore. E poi lo abbraccerà affettuosamente. Tu, caro, come va? Ancora teso, eh? Eh, mi immagino, perché... Ti sei visto sfumare quella promozione proprio sotto agli occhi, proprio sotto agli occhi, al naso, a tutto. Quindi, quando hai fatto, riprendi poi dipinto. Ma figurati, tesoro, tuo padre è qui per te, te, capisci? Lo so che a volte ci sentiamo come lattine schiacciate. Ma non devi mai limitare i tuoi sentimenti, tesoro, hai capito? Dai retta a quel vecchio dinosauro di tuo padre. Eh? Non si scherza sui sentimenti, io lo so. Quindi dai retta a me, quanti anni sono che sono sposato con tua madre? Del resto, papà, guarda, hai riportato il sole nella mia giornata, veramente ti ringrazio. Ma tesoro, quando vuoi, tuo padre è qui per te. E lei a questo punto, ragazzi, farà ancora qualche conversazione con lui. Magari spettegolerà. Perché magari lui le dirà: Senti, ma parlami un po' di questo ragazzo piuttosto, no? Che tipo è? Eh, perché se deve diventare mio genero le fa la battuta, no? Eh, voglio un po' sapere, insomma, quindi discuti degli interessi, ma, ma immaginiamo sia lei stia raccontando gli interessi in realtà del nostro Davide. Ehm, e poi e poi, e poi racconterà una storia coinvolgente del tipo quella volta, papà, che ha fatto questa cosa. Insomma. Perché immagino oh, è una storia sensazionale. Loro non vivono ora insieme da un giorno, ragazzi. Quindi. Allora parlami di lui, papà. Guarda, è come una stella per me, ti giuro. Addirittura, sì, veramente. Ha un talento straordinario. Capisci? E poi vedi quando sono presa dallo studio, no? Lui è sempre così disponibile. Non è un robot, capisci? Mi prepara la cena. No? Anche i pranzi? Insomma, non è un dinosauro, capisci? Non è uno di quelli che pensa che le donne ai fornelli? Sento che con lui, papà, potrei vivere in una casa delle bambole, una storia meravigliosa. Oh, ma allora è veramente un ragazzo fantastico. Sì, papà. Insomma, da quando lo conosco è scoppiato qualcosa di nuovo in me. Caro, cosa stai facendo? Sei di nuovo teso. Eh, vabbè, allora rinuncia, guarda, rinuncia. Eh sì, immagino sia talmente teso, ragazzi, che a sto punto... Tra poco lei dirà, lo saluterà suo padre perché dirà: Guarda papà, comunque, ho deciso di farmi avanti. Grazie ai tuoi consigli. Uh, arrivederci. Quindi, se puoi andare, capisci? Eh? Non sarà una palla, ti giuro. Farò tutto quello che mi hai consigliato, Candy. Bisogna uscire un po' di qui. Ti unisci a me per cena. Senti, Candy, show. ma anche ciò, proprio no, assolutamente. Lui verrà qui, guarda la TV. Quindi papà, dai, non fare il dinosauro, adesso crazy. vai via. Inventati che... Oh sì, effettivamente ho un impegno. Eh, giusto papà, hai quell'impegno, vero? Beh sì, Davide è stato un piacere, uh, anche per me. E lei, a questo punto, di sicuro ragazzi, cosa fa? Va in bagno. Eh, si dà una sistematina, no? Quindi fai un bagno con la schiuma. Eh, senti io... Vado un attimo a farmi un bagno, sai? È stata una giornata stancante, lui. Beh, certo, vai. Dai, è vero, per una volta cucino io. Eh, che là lì. Ma tesoro, per una volta cucino io, ma fai attenzione, però. Anche perché, fra quanto vai al lavoro? Dieci ore, ragazzi. Vabbè, tanto non devi fare niente. Mi auguro. Otterrai la promozione. Dai, su. Dai. -ie. Sarà sicuramente un po' speziato, eh, alla fine, questo piatto, tesoro mio. Mi auguro non sia scadente. Ecco, e poi molla, però. Molla, molla, molla il piatto. È normale, dai, ti sei salvata. Giorgia, devi capire che se cucini per qualcuno, poi non puoi mangiare da sola. Eh, non è difficile, no? Lui come sta? Finito? Ok. Uh, vendi a un collezionista. Anche perché tu, fra quanto vai? Fra 11 ore. Eh, credi, pinti, fatto. Non hai terminato, ok perfetto, però abbiamo ancora un po' di tempo ragazzi, perché adesso insomma si è fatta una certa. Chiama a tavola e immagino sia proprio azzeccato l'orario in realtà ragazzi, perché la nostra abbia avuto non poche difficoltà come abbiamo visto a preparare questo piatto e poi è venuto di qualità normale, non può lamentarsi. Lui non sta neanche tanto bene, è un po' stordito e quindi forse questo tesoro ti aiuterà a flirtare con lui, <ride> probabilmente. Uh, vuole chiedere un appuntamento Allora, magari... No, però il calendario non ce ne frega niente Magari in questo momento lei dirà Ehm... Um, si entusiasmerà per il pasto Magari dirà Allora, che te ne pare? Lo so, non sono una quaca proprio straordinaria Me ne rendo conto, però... Che dici? È buono? E poi la prenderà un po' alla larga Allora, la tua giornata invece com'è andata? Ci ho visto un po' giù Spero di aver preparato qualcosa che insomma abbia potuto risollevarti il morale. Il lavoro quindi la promozione? Sai, la mia ancora niente. E lui sta dicendo: Beh, anch'io veramente ero un po' giù per questo. Ma con un bel sorriso come il tuo, non dovresti. Insomma, sì, tesoro, abbiamo capito. E poi la nostra a questo punto, ragazzi, secondo me: romantico, proverà a flirtare con lui in modo innocente all'inizio, eh. E poi la butterà lì dicendo. Sono sicura che con un sorriso bello come il tuo, insomma. La sua ragazza che non avevo ancora avuto modo di conoscere. Eh, ma no, Giorgia, non ricordi? Io te l'ho detto. non... Sono single, no? E lei, ah? beh, è vero. Perché lei, ragazzi, in realtà lo sapeva, però voleva accertarsene che magari praticamente nel frattempo non l'avesse trovato qualcun'altra. E quindi, visto che sa che è a campo libero, a questo punto, ragazzi, si butta e dice, sei single davvero bello, oh, con un vero. sorriso bello come è il buone. tuo, insomma, la vedo difficile. E lui, mmm, mi si accende un'idea, eh sì, anche a me si accende un'idea. E lei racconterà una barzelletta per flirtare e poi scambiare i numeri di telefono. Ovviamente, ragazzi, immaginiamo che in realtà avesse già il suo numero, perché questa cosa è un po' ridicola, secondo me, però... La facciamo, e lui, ragazzi, è ispirato. Uh, uh -huh. È ispirato dal flirt della nostra, e quindi, secondo me, figuriamoci, okay. le farà poi una battuta di abbordaggio, <ride> comunque, hai un vestito fantastico, lo sai? Sei splendida, non me ne ero accorto prima. E lei, eh, davvero? Guardatela, che prende il telefonino e. Eh, tipo nel panico, ragazzi. Eh, no, guardavo se m, dal lavoro magari mi era arrivato un messaggino. Mm, no, eh, neanche a me nulla. Nulla dal lavoro. Direi che siamo liberi di non perdere tempo a guardare lo smartphone. E lei, beh, sì, non dovremmo guardare troppo tempo lo smartphone. Hai ragione. Dovremmo magari, non lo so, provare a divertirci. E te? E lei, cosa vuoi dire? Beh Giorgia, tu hai un cuore così grande. Guardatelo. Ci stai, eh? E è per me. Perché no? Guardatelo lui, ragazzi. Senti, guardate che sguardo che le sta mandando. Lei è in panico, secondo me. Sì, tu stai mangiando, tesoro. Non è più il momento. Eh, magari sparecchio, eh? Ma no. Non, non perdere tempo a sparecchiare adesso. Vedi, Giorgia, io... C'è una cosa di cui volevo parlarti, in realtà. Una, una cosa? Non potete essere stanchi. No, non potete. Ve lo, cioè, proprio ve lo proibisco di essere stanchi adesso. Eh, vuoi flirtare con lei. Perché sì, ragazzi, anche lui in realtà... Provava... Prova qualcosa per lei... Questa ragazza così impacciata, così, no? Lo ha sempre colpito perché la vede estremamente dolce Tu sei... Sei bella come una rosa Sei come una rosa preziosa per me, Giorgia Ma... Io? Cioè, tipo, ragazzi, è nel panico Non... No, non fertilizzare proprio niente Perché direi che non è il caso Chiedi a Giorgia di diventare la fidanzata Ma è perché sei sotto l'effetto della malattia, caro? No, togli questo assolutamente. Vediamo lei invece. Impara a conoscere Davide, ma chi se ne frega tesoro mio di imparare a conoscere Davide, lo conosci. Serve qualcosa di più. Oh, fai fichi fichi con Davide e ricevi una promozione. Certo, sì, sì. Io la, ce la vedo ragazzi, cioè proprio lei aspetta questo momento da sempre. Non ti nego che vorrei tanto baciarti Giorgia. Guardate lui. Lei tipo... Questo sguardo ragazzi del tipo... sta dicendo veramente a me? E visto che è flirtante, secondo me ragazzi, ma non ci pensa neanche un secondo. Cioè, aspetta questo momento da quando era adolescente. E lui non se l'aspetta ragazzi che sia lei. Guardate a fare il primo passo. Cioè, l'ha sempre vista così imbarazzata, così... Goffa. Lei si è proprio buttata, ragazzi. Guardate, poi ho sbagliato, vero? Non... Oddio, scusami, non... non avrei dovuto farlo. Ma cosa stai dicendo? Dice lui. Perché non avresti dovuto? Lei... Non lo so, forse tu non mi vedi proprio nello stesso modo in cui ti vedo io? Ed è a quel punto, ragazzi, che lui la prende e la bacia. Per me sei bella come una statua, guarda. Hai capito, insomma, che. Che provo da sempre un interesse per te. Lo vuoi capire? Vuoi smetterla? Magari immaginiamo le stai dicendo di essere così insicura? Eh? E quindi chiede a qualcuno di fare coppia fissa? E lei, ma veramente, cioè, non lo stai dicendo soltanto ecco per. Insomma, concludere la serata in modo diverso? E lui dice "Guarda, vedi, io non voglio essere come un disco rotto per te, però vorrei insomma qualcosa di importante e non so se sono questo per te, se anche tu vuoi la stessa cosa che voglio io". E lui ragazzo ovviamente per dimostrarle che vuole la stessa cosa le dirà "Ok, magari non sono qui a chiedertelo con un mazzo con un bel mazzo di fiori, però vuoi essere la mia ragazza, Giorgia?". E lei Guardatela, non le sembra vero. Guarda, oddio ragazzi, vi farà tenerezza. Guardatela. Io, la tua ragazza. È tipo un sogno che si avvera da quando sono adolescente. Certo che voglio. Oddio, non ci credo. Guardatela oddio, ragazzi. Mi ricorda Teodore De Chipman. E lui, ma certo che sono serio. Eh sì, eh beh ragazzi. Sì. Fai fichi fichi con qualcuno, certo, come no? Restaura un murale. Perché sì, le, le ha anche dato l'ispirazione. Bacia Giorgia, guardate. Guardate lei, Davide, io non... Veramente non me la sarei mai aspettato. Insomma, mi... È da quando sono ragazzina che ti vengo dietro lui. Ma dai, pensi che non l'avevo notato? Oh! Oddio. Guardateli. No vabbè, li adoro troppo, veramente sono bellissimi. Lei che non voleva staccarsi, ragazzi, da questo bacio, non le sembra vero. E adesso sono entrambi molto flirtanti. Io immagino sia un abbraccio tipo stringe, ovviamente, ragazzi. E volevo... No, amichevole, in questo momento non rovinarmi tutto. Addirittura, sposati con Giorgia, ma... Ma stiamo scherzando? Ma davvero? Ed è lei ragazza a questo punto, colei che travolge Davide. Fai fichi fichi, io ti sarò accanto nei giorni di pioggia, non importa quello che accadrà. E sarò ben felice di prepararti il caffè tutti i giorni. E lei senti, ma visto che ora siamo fidanzati, toglimi, dammi questa gioia. Che lo aspetto praticamente da, da quando avevo tipo 16 anni e lui va bene, andiamo. E quindi sì, ragazzi, i nostri hanno deciso di formare questa coppia. Entrambi con un look a dir poco orribile. Perché sì, ovviamente, ragazzi, Giorgia non è eh, come suo fratello. Non ha la, la fissa di devo prima sposarmi, eccetera, eccetera. Lei non è come Leonardo, ragazzi. Non è rigida come lui. E quindi sì, i nostri, ragazzi. Eh sì. Si concedono questo fichi fichi lui, ragazzi. Prima eh, secondo me si frenava col fatto che lei era più, era più piccolina. Perché, anche se in realtà, ragazzi. Eh, poi, come se non ricordate, lui in realtà è più piccolo di lei, però, ne, nella mia fantasia, nella mia ecco storia, nella mia immaginazione, lui è più grande. Quindi secondo me lui all'inizio, vedete, lui ha 80 giorni al passaggio d'età, mentre lei ragazzi in realtà è più grande, come potete vedere, 71. Però tanto, visto che io gli farò passare d'età poi. Um, senza aspettare il compleanno, ragazzi, più avanti. Lui, lui crescerà sicuramente prima di lei. Mm, questo è poco ma sicuro. E quindi secondo me lui ha sempre esitato perché appunto lei era più piccola. E quindi. Insomma, no, si, si vedeva troppo grande forse per lei, perché immagino magari abbia tipo 5 anni più di lei, una cosa del genere. Eh, no, non partecipare e prendimi pure una promozione per piacere. E, e lei invece, ragazzi, proprio stessa cosa, cioè, lo vedeva più grande, quindi non. Eh, non ha mai avuto il coraggio poi di dichiararsi, ecco, fondamentalmente. Quindi, caro, vieni qui, ripulisci. E poi vai in bagno perché assolutamente devi andare in bagno, eh, lo so che sei, sei stanco. Mi auguro però che mi portate a casa una promozione, ragazzi, perché veramente altrimenti è un bug e non si spiega. E in caso, poi, ragazzi, quando tornerò da loro, um, andrò con lei perché, vedete, lei sta lavorando sodo obiettivamente. Voglio vedere se riuscirà a raggiungere, ragazzi, lo becco. Ecco, se riuscirà a far diventare oro questo pallino qui, lui uguale, ragazzi, eh, cioè vi dico proprio la verità, lui l'aveva c'era già riuscito a dire il vero. Però, vabbè, vediamo, ragazzi, vediamo un attimo. Quindi io attenderei la promozione. S spero arriveranno le promozioni, ragazzi, per entrambi. Quindi il ritorno a casa dei nostri dal lavoro e poi chiuderei qui questo episodio. Che non so, ragazzi, quanto ho registrato, sinceramente, però. Eh... Ho saputo che tu eh, avete iniziato a frequentarvi, perché io immagino che lei abbia inviato subito un messaggio a sua sorella. E le abbia detto, lo sai, lo sai, lo sai, ce l'ho fatta. Ehm, Giorgio sente il bisogno di una nuova sfida lavorativa. Come deve porsi con il suo capo? Avanza dei suggerimenti. No, lei non esige una sfida, e non ce la vedo una che esige. Avanza dei suggerimenti, secondo me. Quindi aumento del rendimento medio, ragazzi. Cioè, se non ottiene una promozione, porca puzzola, eh, c'è un bug. Quindi sì... Uh, non so, ripeto, quanto ho registrato, però volevo effettivamente dedicare questo episodio soltanto a questo momento, ragazzi, non volevo poi perdermi con altre cose. Se sì, tu poi torni a casa e ti riposi perché sei a pezzi, anche lui, ragazzi, dovrebbe ottenere questa promozione, io non ce la faccio più. Quindi intanto vi dico che se questo episodio, magari anche breve, vi è piaciuto, vi invito, ragazzi, a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che, sì, durante il lavoro ha mandato un messaggio anche a sua madre. Nella descrizione del video... Potete trovare tutti i vari modi per contattarmi Programmazione del canale, playlist, link a canale dei miei amici youtuber Andate iscrivetevi ragazzi e campanelline attive Mi raccomando Cioè proprio attivate le campanelline Perché ne vale veramente la pena Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova coppia Ragazzi Io ci tenevo tantissimo Se la casa, la struttura è, eh, Perché poi ragazzi loro guadagneranno soldi e cambierà tutto Sì tecnologa medica brava 49 simoleon Totale di 49 all'ora, 14, quindi 14 simole ogni più all'ora, ragazzi, sto facendo confusione, 312 simole, nuovi abiti, luce chirurgi, chirurgica, ragazzi, batti il buio, i tapirulan medici possono essere usati per esaminare le condizioni dei pazienti, perfetto, quindi mettiti qua, tesoro mio, quando torneremo da lei, quindi ragazzi dovremo um, assolutamente, guarda i classici della tv, chi è che ti chiama? Questa Candy ragazzi non mi convince. Troppe telefonate. Eh, Dovremmo assolutamente quindi andare al lavoro con lei, ragazzi. Perché? Eh, ecco, dobbiamo diagnosticare la malattia di un paziente e curarla con successo. Quindi, assolutamente sì. Quindi, ragazzi, che dire? Io vi auguro un fantastico inizio settimana. Una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi ripeto, fatemi sapere se la struttura della casa vi piace. Perché poi loro andando avanti con le promozioni, con la carriera, comunque riusciranno. A... Oh, bravissimo artista affamato. Tu invece vattene a letto perché sei a dir poco distrutto. Quindi fai un pisolino, riusciranno, comunque sempre più a, a migliorare, ecco. I... I mobili. Questi diciamo che sono mobili così. Magari, no? Magari tipo i vecchi mobili della casa di sua madre, immaginiamo... Uh, non lo so, ecco, immaginiamo una cosa del genere. Sta arrivando anche tua sorella, quindi poi invitala ad entrare. E quindi sì, ragazzi, io spero veramente che questo episodio vi sia piaciuto. Vi abbraccio forte, vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai, lo sapete bene, sul Soul Simmers. E non...